L'alleato si è separato da noi. Il nostro alleato. Già è stato preso. No, magari arriva tra poco. Raga, passiamo di qua. Oh, entriamo nella dita, No, sì. Sì, hanno spaccato tutto, sì. Vabbè, però magari ha lasciato qualcosa. Oh, lì c'è un fucile a pompa, lo prendo io. E dall'altro lato c'è un altro, chi lo vuole. Ah, mi sparano! Scappa, scappa, scappa! Aiutatemi, Cristo! Dove cazzo andiamo? No, aspetta. Qui, raga, no, ma siete inutili! Non riesco a trovare le scale per scendere. Sparata col minchione! Vabbè, sono morto. Minchia, raga, ma che cazzo di mira avete? Ora è morto, ora è morto, cazzo, non moriva! Ma porca madonna! No, no, non moriva, cazzo. Lascio il microfono. Sì, sì. Non moriva, abbandonato, cazzo. Abbandonato quella cazzo di partita, Dio porco. No, cazzo. Traiatrici. Ah, ce n'era solo uno, meno male. Non moriva però, cazzo, gli aveva sparato in 20. Sì, ma avete una mira di merda e manco l'avete preso. No, l'abbiamo preso, l'abbiamo preso. Io l'ho preso. Non l'avete preso, ce l'ho io lì davanti, l'hai preso 2-3 volte, Lia. L'ho preso 2-3 volte. L'altro alleato l'ha preso 2-3 volte, sono 20 colpi, cazzo. Il fucile a pompa quanto spara? Sparerà 5 proiettili alla volta. Perché fa effetto rosa poi. No, non ce la fai, comunque sono troppo. Ma come no? C'ho il cecchino, cazzo, c'ho il mirino. Basta, Davide. Mi sa che ho sbagliato il tasto. Sì. Non andare di qua, che poi dove. Cazzo, quanto si è ristretta! Intervengono dunque due appartamenti. Cazzo! Ecco un po' di Davide. Ora mi sono messo in modo di freddo. Cazzo, no, perché se mi arrivano gli inviti non posso premere il tasto uomo per tornare indietro. È la tua punizione, Lia. Ma vaffanculo, io non entro, non mi frega un cazzo. Puoi anche invitarmi, a me non mi frega un cazzo. Ok. Ah, vuoi farmi proprio perdere le partite? Mi incazzo come una bestia, poi me ne vado su un altro gioco. Fatti blocco. Fatto. Eh sì, c'ho Peppa. Vai, ci arrivo. Cosa, Elia? Cosa? Hai detto fatto cosa? Ho fatto. Sto parlando da solo, non posso parlare da solo. Minchione, mi hai tolto un'amicizia. Non ti ho tolto un'amicizia, ti ho direttamente bloccato. Sarà meglio che mi sblocchi. Il party non è tuo, è il mio. Ma mi sa che qualcuno sei dati del tuo account, Vacia. Che cazzo significa, Davide? Secondo te ti arriva un bel denuncione, eh? Tu sbloccami. Minacce? Le registro adesso. Già registrate, mi dispiace. Mi tocca lì. Ah, me frega un cazzo, poi ti sblocco. Ora no. Depende. No, sbloccami adesso, tanto. No, mi continui a invitare. No, li ha già finiti. No, perché poi mi continui a invitare. Sì. Perché si bloccavano e poi mi li invitavi, no. Non è vero. Ti blocca. Ti blocco e basta. Finché non andiamo su un altro gioco. E poi scusa, sono i tuoi dati, sei i miei dati, ma chi te l'ha detto che non ho cambiati? Gabri. Ma Gabri non è collegato col mio account, eh? Sicuro? Sì. Gabri non è collegato col mio account. Allora ragazzi, vi spiego in poche parole cosa è successo. Lui è morto perché non siamo riusciti a uccidere questo suo alleato e va bene, su Fortnite è una cosa normale morire. Però cos'è? Voleva che uscivamo da questa partita in cui stavamo andando bene. E noi non volevamo. Nella parte dove si vede che noi attraversiamo il fiume, voi non vedrete gli inviti, perché praticamente voi non potete vederli ovviamente, se no sono robe private.
Però me ne hai inviati veramente un sacco. È quando schiacci tante volte. Però questo dirà è la tua punizione. Io cos'è che ho fatto? L'ho bloccato per non ricevere più inviti. Lui mi ha minacciato di prendere i dati del mio account e fregarmi l'account perché lui aveva i miei dati dell'account perché io e Gabri ce li eravamo scambiati a vicenda per fare una cosa che ci serviva. E poi, cioè, e dopo averceli scambiati lui era in sto party. Noi abbiamo detto, lui ci ha detto, no, fa niente ragazzi, me ne vado, almeno vi scambiate i dati dell'account così. Lui ci ha scambiati i dati dell'account via messaggio per non fargli sentire. Però lui vuole incolpare Gabri di avergli dato i dati dell'account e quindi lui mi può fregare i dati dell'account. Ovviamente non è nulla vero, perché Gabri io ci ho parlato e mi ha detto che è tutto falso. E quindi ragazzi, ditemi voi come la valutate questa cosa nei commenti e spero che sto video faccia un po' di visual, perché mi ha fatto veramente incazzare come una bestia quello che ha detto.